frattempo, all'interno del privé, Assunta con Nunzio stanno selezionando alcuni nuovi vini da inserire alla carta. Con loro Giuseppe, esperto sommelier. Allora, Giuseppe, vi ho portato quattro vini nuovi che sono un po' particolari e che secondo me potreste apprezzare, quindi mi farebbe piacere sentire il vostro parere rispetto a queste tipologie. Il primo è un metodo classico, è ottenuto da uve Piedirosso Aglianico, e che è rimasto sui lieviti per 24 mesi ed è un vino fatto in una piccolissima quantità, sono circa 500 bottiglie. Voi sapete che noi siamo un'azienda a conduzione familiare. Prima la signora, va. Allora, ci tengo molto a sentire quello che ne pensi. Vedete, è un colore molto, molto rosa, rosa pesca, rosa chiarissimo. Ci proviamo, facciamo anche un... Facciamo un brindisi. Perché penso che anche con la vostra cucina, con la tipologia di cucina che fate, si possa sposare molto bene, no? Io lo vedrei bene anche su una pizza, sai, un piatto comunque semplice, però secondo me è anche un buon abbinamento, vicino ai frutti di mare pure, soprattutto. È molto frizzante, è molto caliente, vai. Si lascia bere, cioè sì, un sorso sì. Ti richiama un altro. Nunzio, tu invece? Molto bevibile. Sì. Un altro che è molto particolare questo, perché è un rifermentato in bottiglia, quindi lo vedete torbido perché la fermentazione è avvenuta nella bottiglia, quindi è un po' come il metodo classico, però non c'è stata la sboccatura. E anche questo secondo me si può sposare benissimo con il tipo di cucina che fate voi. Qui abbiamo un colore un po' più carico rispetto, sì, all'altro, no? E sempre parliamo di Piedirosso Aglianico come uvaggio, e come profumazione andiamo più sui frutti rossi, sì, e anche sul melograno, che sì, è un po' anche il colore, ricorda il melograno. Secondo me questo andrebbe bene sulle fritture. Mm. Esatto. Fritture di pesce, sì, e anche le verdure fritte. Una bella frittura di gamberi e calamari, ah, e un bello bicchiere rosso di sta coppa. Un vino leggero, per bere più di una bottiglia, secondo me può andare bene. Il terzo vino è un bianco, è il nostro, diciamo, vino più importante, si chiama Vigna Segreta. Io l'ho pensato un po' per il vostro ristorante Innovative, perché è un vino insomma molto particolare che potrebbe sposarsi bene con il tipo di cucina che fate voi. Sì, è una falanghina particolare, diversa da quella base che diciamo usiamo di solito. Sul nostro gambero alla chitarra potrebbe andare bene con un piatto spaghetto chitarra con la tartare di gambero. La suona la chitarra, il gambero. La suona, canta pure. Qui siamo nel mondo del Piedirosso, quindi passiamo a un rosso leggero, sempre pensato per voi. È un'uva campana molto gentile, molto delicata, ed è un vino che d'estate si beve anche fresco. Le persone quando vedono il rosso vedono direttamente carne, mentre poi ci sono dei rossi che poi tanto male con il pesce non ci stanno.